Ciao bello, sono Loridis e siamo sull'analisi ripetuta degli iscritti. Questo è di Kami Azrael, Diamante 2 da Xbox, e il ragazzo ha clippato il video più volte per farci avere una qualità più alta. Facciamogli un mini applauso solo per questo, perché gli occhi ringraziano. Detto che molti stanno chiedendo come avere l'analisi replay, lui ha comprato il tier su Tipe, link sempre in descrizione. Ci sono 4 posti al mese. Oppure, se sei sub su Twitch, hai l'analisi gratuita. Ma per favore non fare la sub solo per avere l'analisi. Fai la sub per supportarmi, altro, perché se la fai solo per un mese non ce la fai ad avere l'analisi in tempo. Perché il tempo attesa è di un mese o un mese e mezzo, due. Quindi, per favore, se vuoi solo l'analisi replay, prendi il tier su Tipe, che costa niente, 3 euro. Se invece vuoi supportarmi e in più hai l'analisi replay gratuita, c'è la sub su Twitch. E se Twitch Prime è pure gratis. Detto questo, abbiamo parlato abbastanza, andiamo all'inizio. Allora, non so se è in party con il compagno, perché non posso vederlo, però ha guardato dov'era, quindi magari no. Qua si avvicina, ci sta. Va bene questo tentativo. Qua dovrebbe andarsene già da prima. Lei è meglio andarsene già da prima, perché vedi quel piccolo tempo che hai perso. Potevi venderti due tre bustini intanto e prendere posizione, perché poi gli avversari sono più veloci. Ok. Un po' di panico. Allora, questo è un overcommitment. Andiamo dall'inizio, andiamo un po' da prima. Qua, su questo pallone siamo troppo avanti. Quindi il piano errore è questo. Questo pallone non era né un passaggio ormai. Dov'è? Qua. Che casino, su ogni altro su c'è un video. Allora, questo ormai non è più né un passaggio. Cioè, volendo potresti anche provare a saltare, perché gli avversari sono messi tutti e due sotto il compagno, quindi non possono arrivare per questo aerial. Però è troppo in avanti, quindi avanti che ci arrivi magari con un tiro basso, non lo so. È un rischioso sullo 0-0 inizio partito. Puoi provarlo o non puoi provarlo. Sicuramente stare basso sotto il pallone è la cosa peggiore. Poi hai preso il loro boost, va bene, perché boostarvi. Però in quella situazione ti permette di non avere il controllo del pallone. Quindi là magari aver evitato per allargarti prima e portare il pallone verso il muro e ricominciare l'azione. E poi là sul muro, quando stai vicino al pallone, il tuo compagno è venuto lo stesso facendo un contrasto abbastanza inutile. Questo non lo devi fare mai in ranked, perché è un pre-jump completamente inutile. Quindi questo mai, non lo vede mai più, lo voglio vedere mai. Non si pre-jumpa mai, a meno che non sia una partita in cui stai cazzeggiando e stai facendo i fatti tuoi. Il compagno avrebbe potuto lasciartela, ma era già lì e comunque il controllo, quindi ci può stare, perché l'avversario non era vicino. Allora, abbiamo un po' di ball chasing per ora. Aspetta il tocco e poi vai. Non so come che non ti ha visto lì, però bene così. Ed è ancora di troita. Ok, il tuo compagno ball chase assai ed era di nuovo di troita. Questo momento tuo non va bene, questo qua. Questi sono piccoli momenti che devi migliorare. Vedi questo posizionamento? Allora, guarda. Non prendi i bustini, quindi vai verso l'altro lato del campo per avvicinarti a dove è il pallone in quel momento, ma non dove... Non stai pensando dove il pallone sarà dopo. Quindi qua sarebbe stato meglio prendersi i bustini più vicini a te, quando eri verso il secondo palo in questo caso, e stare in quella posizione, vedere che fare, se tornare indietro o andare per l'azione in attacco. Perché ora sei messo senza boost, vai per quello in difesa. E qua farei un clear esattamente. Qua la butterai forte verso il muro, perché come sei in ritardo. Questo è un errore abbastanza comune pure. Torniamo indietro. Non hai visto la posizione dell'avversario. E in questo caso è più vicino, quindi non c'è niente a superarti. Quindi questa è una posizione buttata. Però mi sa che c'è il gol. Sì. Vabbè. Diciamo che fossi stato là o non fossi stato là sarebbe andato lo stesso. Ma non è questo importante. In battuta segui e va benissimo. Quel video si è bloccato, l'ha detto, perché è la clip. Il fatto che lui ha clippato più volte, intanto si blocca. Allora, qui. Da qua in poi hai aspettato troppo. Qua già dovevi... Non so perché sei andato al contrario. Potevi semplicemente girarti anche andando a sinistra. Qui lasciava tutto lo spazio del mondo. E qua dovevi... Quando il pallone era vicino a te dovevi ormai chiudere. Questo è... Diciamo un mini shadowing, non lo so. Hai sbagliato tutto, la devi. No, andare al contrario, cioè girati e tenta a sinistra secondo il pallone. Fai il movimento che sta facendo l'avversario. E poi se avvicina troppo senza avere un buon controllo, chiudilo.
Quella cosa che impari giocando, però. Ci sono pochi consigli che posso dare per lo shadowing. Qua c'è il tuo compagno che ha prejumpato. Perché prejumpano tutti? Perché tutti hanno l'ansia di prejumpare? Soprattutto in 2v2. Oh, brutta battuta. Brutta, brutta. Siamo troppo a sinistra. Vabbè, la rivediamo una volta. Questa è meccanica. Più la fai, più la migliori. Siamo troppo a sinistra prima di prendere il bustino. Qua chiudito perché sei respawnato là. Il tuo compagno aspetta. Prendi il boost, va bene. Il tuo compagno ha pregiampato pure sto pallone. C'è il pregiampo per ogni pallone. Il tentativo di pump ci sta. Però poi ti sei fermato, non ho capito perché. Allora, qua non l'hai preso. Vabbè, succede. Attento poi a... Che stai facendo? Che stai facendo? Perché ti sei complicato la vita così tanto? Qua guarda, calmo, qua puoi andare al boost loro, al boost del centro e al boost tuo. Dove vuoi andare puoi andare, cioè, con calma. Avevi possibilità di andare da qualunque parte. Ti sei complicato la vita tantissimo, sprecando per tutto il boost che avevi. Quindi, se hai difficoltà nel controllo palla, vattene in prova libera e fai continuamente controllo palla su controllo palla su controllo palla su controllo palla. Cerca di... controlla il pallone quando c'è sul tettuccio vicino alla macchina, in modo da farlo andare dove vuoi tu. Non hai il pallone che comanda dove deve andare, tu devi deciderlo. No ai palloni. No ai palloni. Troppo boost sprecato qua. Possiamo migliorare anche in aria, mi sa, con lo stacco dal muro e il dodge. Allora, in questo caso il pre-jump ci sta. Qua ci può stare perché l'avversario in questo momento è da prendersi il boost e ha perso tempo. Quindi qua pre-jumpare per eventualmente bloccargli anche il clearci. Lo posso anche capire. Questo pre-jump lo posso anche capire. Perché sei comunque più veloce di lui e lui ha perso tempo per andare al boost. Quindi là posso capirlo. Qua ha preso i bustini. Questo il salto va benissimo. Ok, miglioriamo la precisione in aria perché questo poteva averlo... diciamo... Se potevi fare un tiro migliore. Questo è tutto quello che migliori in prova libera. Questo è avanti qua. Puoi stare avanti per il clear, va bene. Ottima lettura. Buono, questa è stata una bella lettura. Battuta strana. Vabbè, ognuno sulla battuta non dico niente. Ognuno fa quella che vuole. Questo no. Questo esempio per esempio mi è piaciuto perché c'è l'avversario più vicino di te e tu sei tutto dall'altro lato, lasciando il centro scoperto. Il tuo compagno è lì. Quindi no. Questo qua assolutamente no. No, no, no. Mentre quelli di prima ci stavano perché eri il primo uomo ed eri più o meno più vicino al pallone o più veloce all'avversario. Qua sei dall'altro lato col tuo compagno ancora in aria per il passaggio. Non lo so perché è in aria. Fammi vedere. No, ha voluto seguirla, non lo so che ha fatto. Comunque, già lui ha sbagliato. Tu hai sbagliato pure perché da secondo uomo non devi assolutamente buttarti per una cosa così rischiosa. Qua non andrà al boost. Ah, qua fai la demo. E va bene, togli pressione. Ma il tuo compagno è davanti al pallone, con dietro la porta, e non sai dove è l'avversario. Quindi se vai a questo boost e succede cosa importa, questo è il gol. E infatti appena tu prendi il boost senza... Bolcam e appena la rimetti, guarda che succede, vedi il pallone lì. Però sarebbe stato gol, quindi aiutalo. Non andare subito al boost in difesa, cioè al boost al centone, quando sei senza boost in difesa, perché meglio parare e non prendere gol rispetto ad avere 100 boost e aver preso un gol. Poi, se pensi che sia meglio aver preso un gol e avere 100 di boost, è un altro discorso. C'è un po' di casino. Io non so se voi due giocate insieme. Se giochi insieme con questo ragazzo. Se sì, stiamo attenti a stare sempre avanti, aspettare il passaggio e attenti a bulcesare troppo. Qua non ci devi andare assolutamente. No, no, no. Questa no, perché il tuo compagno sta per saltare. È sul muro e si capisce che ci vuole andare. Tu qua sei tranquillo. Se invece avanzi e lasci la porta scoperta, questo dovrebbe essere gol. Se invece stai in porta, pronto al tiro, questi non possono mai segnare da qua. Da qua non può mai uscire
un tiro imparabile. A meglio non pinci, non fa una cosa di assurdo, ma in un'azione normale, un tiro da qua, in quel momento, con questi movimenti degli avversari, non può mai essere imparabile. Quindi non panicare e aspetta. Non, qua buttarsi vuol dire prendere gol molte volte. La gestione del boost, stai attento perché non si sprechi un po' troppo. Ecco, c'è il casino. Questo avresti, magari l'avresti anche segnata se non ci fosse stato il compagno accanto. C'è davanti. C'è troppo ball chasing. Questo boost della difesa. Ni. Perché. Allora, guarda quanto boost c'è qua. Tanto qua hai sprecato un botto per non fare niente. Poi, qua ne è già 31. C'è il boost del mezzo. E gli avversari con Clear Forte al momento non ce l'hanno. Perché vedi, lui con l'avversario c'ha il tuo compagno davanti. Quanto lì ha ball che è il momento più giusto, più sbagliato. Perché qua devi vedere se l'avversario può fare un buon clear o se l'avversario è disturbato dal tuo compagno. E comunque avresti potuto prendere anche il boost del mezzo per essere pronto sia al tiro forte e quindi volare e poi bloccare la palla al contrario, cioè volando semplicemente verso la porta, o ricominciare l'azione al centro, come è successo. Perché comunque in tutta la partita non hanno fatto un clear decente. Quindi andare super difensivo non è utilissimo. Attenzione a questi pre-jump. Pre-jumpi troppo. Pre-jumpi tutto quasi. Ed è la cosa che ti penalizza di più. Vedi quanto. Guarda, una stronzata. Qua hai 9 di boost. E lo sprechi così, cioè per non farci niente lo sprechi. Tanto perché ce l'hai e lo usi. Invece, cioè quella è proprio una piccolezza. Però ti fa vedere perché lo stai sprecando, quando lo stai sprecando. I bustini li prendi ogni tanto sì e ogni tanto no. Quindi magari concentrati un po' di più anche sui bustini. Sulla gestione del boost assolutamente. Ruttino. Quindi la cosa da fare principalmente è, quando siete un replay, vedi le carenze che hai nel replay e cerchi di andare in free play, in prova libera, e soffermarti su quelle carenze meccaniche. Quindi in questo momento qua abbiamo visto un po' di imprecisione nell'aerial, in aria. Controllo palla incerto e qualche stacco dal muro. Dal punto di vista dei movimenti invece dobbiamo togliere assolutamente tutti questi pre-jump. Stare calmi, tipo questa è l'azione classica, cioè questo non deve succedere. Cioè, c'è il tuo compagno là sul muro. Comunque l'ha tirata fortissimo, non c'era neanche bisogno, però l'ha controllata, cioè ci stava riuscendo. Questo non ci deve essere, cioè no. C'è il tuo compagno vicino, l'azione non è pericolosa, non c'è bisogno di uscire, a lasciare la porta scoperta. Togliamo i pre-jump, stai attento al posizionamento, quindi pensa dove la palla sta andando e dove puoi essere per essere ottimale, invece di andare dove il pallone è. Non sprecare troppo boost per muoverti, non essere così legato al bustone da 100. La maggior parte delle volte un 20-40 di boost un'azione te la puoi fare. Se ne sprechi così tanto però ti viene molto più difficile. Quindi se ti aiuta vai in prova libera e allenati senza boost. Togli il boost illimitato in prova libera e vedi quello che puoi fare col boost limitato. Più attento all'azione, quindi capisci dove posizionarti, dove stare. Questa è sempre una cosa meccanica, vai in free per la migliore. Che stavo dicendo? Quindi sì, posizionamento, gestione boost, bustini, importantissimo. Non essere troppo legato al bustone da 100. Non pre-jumpare tutte queste volte. Tipo questo è un pre-jump, questo ripeto, questo ci sta, questo abbiamo visto ora. Altri, maggior parte degli altri no. Stare attento all'avversario. Quindi se l'avversario è più vicino al pallone, pensare cosa sta facendo, cosa può fare, come mi vuole fregare, e gestirsi l'azione di conseguenza. E poi in allenamento libero vai e colmi le lacune che devi fare tu. Quello è tutto allenamento. Per migliorare in questo gioco dovete allenarvi. Non c'è nessuna formula segreta, non c'è nessun trick, nessuna impostazione che vi aiuti. Dovete allenarvi, farvi il culo in prova libera e dire ok, so farlo questo, no, faccio cagare nel controllo palla, faccio, che ne so, schifo nel ceiling shot. Vai in prova libera e te lo fai tutto il giorno, te lo fai il giorno dopo pure, il giorno dopo ancora, finché non sei costante. E poi in partita sei di nuovo una sega. E poi di nuovo in partita proprio. Questa è una bella lettura comunque. Questo è veramente un bel gol. Spero che questa analisi ti sia piaciuta. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.